Carissimi amici e non ancora tali, buon pomeriggio. Come promesso, oggi è lunedì e vi mando il primo video a tema. E vi ricordo il tema della puntata, cioè ragionamenti sulle prospettive di impiego in campo musicale. Avrei voluto raccontarvi tutte le cose che devo dirvi in questa maniera, magari suonando anche il piano, come faceva il maestro Enrico Simonetti, che qualcuno ricorderà sicuramente, ma purtroppo non sono bravo come lui e mi ci vorrà tutto l'impegno per fare una cosa sola, cioè parlarvi e raccontarvi le cose che vi voglio dire. Prima di tutto devo spiegare il perché di questo tema. Allora, come sapete, io ho una scuola di musica, insegno canto, musica, eccetera, e la maggior parte dei miei allievi sono giovani, quindi in attesa di impiego, stanno cercando una collocazione, moltissimi amano la musica sul serio e avrebbero piacere di lavorare con la musica. Però la domanda più frequente è: come faccio a diventare un cantante di successo e a guadagnare, a vivere di questo lavoro? Se avessi la risposta, la darei. Però sicuramente bisogna studiare tanto, bisogna studiare veramente tanto. E a questo proposito devo spiegare perché, secondo me, la richiesta è principalmente volta al canto e al canto solistico. Perché, lo vediamo, il mondo è pieno di cantanti, di esecutori, e veramente è ridondante di cantanti. E questo sicuramente intanto ha inflazionato il mercato e dovrebbe comunque farci pensare che, essendo così inflazionato, sarà sempre più facile che noi diventiamo un numero nel calderone dei cantanti. Nonostante tutto, la chimera così di raggiungere successo come cantante sembra una cosa reale, realizzabile da parte di tutti quelli che me lo chiedono. Ora, io non nego che sia possibile, però è anche molto molto difficile. Tanto dicevo, bisogna studiare molto perché si rischia, se no, di rimanere vittima di una cosa, di un pensiero. La voce, quella che serve per cantare, possiamo considerarla uno strumento musicale, come il pianoforte, come la chitarra, il flauto, eccetera, eccetera. Ma è uno strumento particolare, in quanto ci è proprio. È uno strumento che fa parte del nostro corpo, del nostro organismo. Questo ci fa pensare erroneamente che sia di facile gestione, in quanto ce l'abbiamo dalla nascita, quindi, voglio dire, facile come usare una mano. Purtroppo questo non è così. È uno strumento, la voce e la laringe poi, in particolare, che va studiato moltissimo. Bisogna imparare a usarlo correttamente, e non richiede meno anni di studio di un altro strumento. Dirò una cosa che sembrerà impopolare, perché sembra che chiunque sia in grado di cantare, basta veramente aprire la bocca e esce fuori una voce melodiosa e tutto. Ecco, purtroppo non è così, abbiamo bisogno tutti di studiare. In più bisogna tener conto di un fatto che spiegherò in un prossimo video, ovviamente adesso non mi dilungherò su questo, ma vi dico che la laringe si è sviluppata nel corso dell'evoluzione dell'uomo e ci consente adesso di produrre suoni che attengono al parlato o addirittura al cantato, quindi riusciamo addirittura a mettere le note al parlato, ai pensieri che esprimiamo con la voce. Questo però non significa che questo sia lo scopo principale per cui si è sviluppata la laringe, assolutamente no, ma ne parleremo più avanti. Questo comunque per dire che il fatto che l'abbiamo internamente, lo strumento, ci è proprio, non è assolutamente di facile gestione, di facile utilizzo. Poi tutto il discorso verterà sulle possibilità che abbiamo in campo musicale, a prescindere dal canto. Ecco, non c'è assolutamente solo il canto solistico, oltretutto.
C'è la possibilità di imparare a suonare uno strumento, c'è la possibilità di comporre testo, musica, comunque anche testo musicale, quindi che ha a che fare comunque con la musica, c'è la possibilità di arrangiare un brano e per questo motivo nella mia scuola cerchiamo di dare una preparazione generale, globale, ma anche particolare di tutti gli aspetti che ci possono consentire di fare musica in qualsiasi modo. Quindi ho detto comporre, ormai si compone principalmente con il computer, si compone in maniera informatica e digitale, e quindi abbiamo bisogno di un corso che ci insegni a gestire i programmi che ci consentono di fare musica, di costruire la musica, di costruire un brano musicale, sia una base musicale sulla quale poi andremo a cantare, un brano anche solo strumentale, oppure un arrangiamento. L'arrangiamento non è altro che lo sviluppo di un brano che all'inizio, diciamo, è costituito solamente da una linea melodica e qualche accordo di supporto, un po' di armonia di supporto, al limite un pochettino di ritmica. Ecco, quindi l'arrangiamento è tutto quello che possiamo mettere in più nel brano per arricchirlo, quindi più strumenti, oppure studiare un andamento più consono, ecco, tutte cose di questo tipo, di cui parleremo ovviamente in dettaglio in altre occasioni. E quindi ci sono realmente molte possibilità. Tenete conto che oltre appunto al cantare qualcosa, al suonare un brano, al comporlo, all'arrangiarlo oppure a dirigerlo, ci sono altre possibilità. C'è la possibilità di occuparsi della gestione del prodotto musicale, inteso come commercializzazione, diffusione. Ci sono tantissimi aspetti. A questo proposito vorrei raccontarvi un aneddoto. C'è un fatto che è capitato a me come insegnante. Qualche anno fa ebbi l'onore, devo dire, di avere come allieva una ragazzina di 14 anni che, quando mi fece sentire che cosa riusciva a cantare, mi cadde realmente la mandibola e mi cadde qualche capello, e cominciai infatti a quell'epoca a perdere i capelli. E a parte gli scherzi, ricordo che aveva già una presenza vocale, una timbrica, un'intelligenza musicale e anche una capacità di improvvisare assolutamente non comuni. E quindi stette con me per 4 anni, poi tornò negli Stati Uniti, si iscrisse alla Berklee e, con mia grande sorpresa, non iniziò un percorso che l'avrebbe portata a diventare una cantante. Lei già bravissima, devo dire, però evidentemente si rese conto che i cantanti erano veramente tantissimi, molto bravi, soprattutto negli Stati Uniti, e così, scoperte delle sue doti manageriali, di organizzatrice anche di eventi, ha cercato poi di studiare in questa direzione. Si è preparata per questo aspetto della musica. Poi non è detto che non canterà, non scriverà delle cose, assolutamente, però questo vuol dire che anche chi magari è talentuoso così tanto potrebbe rendersi conto che la sua strada magari è un'altra. Ricordo che devo a lei il fatto che abbiamo iniziato da quell'anno, e ormai sono parecchi anni, a dar vita anche ad un corso nel quale noi scriviamo musica inedita su, diciamo, imbeccata proposta dell'allievo. L'allievo che ha un'idea così melodica, un'idea di testo, ce la propone, noi costruiamo la musica attorno. E ricordo che appunto con lei abbiamo cominciato a scrivere, la prima canzone l'abbiamo scritta effettivamente in pochissimo, in un paio d'ore. Così si è iscritta chiaramente alla SIAE, abbiamo depositato il brano e da lì abbiamo cominciato poi a creare questa costola nella scuola che si occupava appunto della composizione. E poi nel corso del tempo vi farò sicuramente ascoltare delle performance, delle esibizioni di miei allievi e anche sue ovviamente, qualche inedito eccetera eccetera, ma questo piano piano, con calma. Ho raccontato questa cosa appunto per dire che non è detto che se vogliamo fare musica, se
se ci piace così tanto, poi dovremmo per forza diventare solo un cantante, una vedette, un frontman. Ecco, non è assolutamente detto, ci sono tante altre possibilità. Però volevo anche parlare di quali sono i percorsi che si possono percorrere se abbiamo assolutamente la voglia e sentiamo questa tensione a occuparci di musica e a fare della musica la ragione della nostra vita. Sicuramente dovremmo occuparci anima e corpo di questo argomento e di questa materia. Quindi i percorsi principali, allora i percorsi più classici, chiaramente frequentare, iscriversi e frequentare un conservatorio di musica per prendere un diploma di canto, di strumento, di quello che si vuole. In questo caso una precisazione. Per quanto riguarda il canto, al conservatorio si fa principalmente canto lirico, quindi se a qualcuno interessasse il canto pop, bisognerà fare altri ragionamenti. Da qualche anno è stato inserito anche canto jazz, che è ancora abbastanza sperimentale, ecco, ancora non è sviluppato così tanto come il canto lirico. Detto questo, possiamo anche parlare degli strumenti musicali, perché al conservatorio, ad esempio, si studia tra gli strumenti musicali chitarra, ma chitarra classica, non c'è chitarra elettrica. Poi si studia percussione, ma non c'è batteria. E vi racconto un piccolo aneddoto divertente, almeno adesso, a distanza di anni è divertente per me, allora non lo è stato. Io ho iniziato più o meno all'età di 11 anni a cominciare proprio a tentare di studiare chitarra. E ricordo che mio padre mi disse: allora, se vuoi realmente fare musica, non la farai bighellonando in giro, acchiappando di qua e di là, ti iscrivi al conservatorio. Allora noi partimmo e andammo al conservatorio Niccolò Paganini di Genova per iscrivermi a questo corso fantastico. Io no, non vedevo l'ora. E ci accolsero felicissimi che noi volessimo iscrivere me al conservatorio. Nel momento in cui mi chiesero per quale strumento avrei voluto iscrivermi, io tutto fiero e fierissimo anche mio papà, dissi: beh, chitarra. E mi ricordo che fummo poi investiti dalla risata fragorosa dell'addetto, che ci disse bellamente: ma non c'è chitarra al conservatorio. E immaginate come ci rimanemmo male, quasi più mio padre di me. E quindi, non venendomi in mente un altro strumento da inventarmi così sul momento, ce ne andammo via sconsolati. Perché dovete sapere che chitarra classica, è stata inserita al conservatorio solamente nel 1984, quindi non tanto tempo fa. E tenete conto appunto che chitarra elettrica non c'è. Allora, che cosa potrebbe fare un ragazzo che volesse iscriversi, volesse studiare chitarra elettrica, canto pop, detto canto moderno anche, o batteria? Potrebbe tranquillamente iscriversi al conservatorio e poi parallelamente iniziare a studiare lo strumento che predilige presso ottimi insegnanti in ottime scuole per riuscire ad avere quello che il conservatorio non può dargli per statuto. Ecco, questa è comunque una via abbastanza classica, anche se questo lo considererei un percorso misto, in quanto conservatorio più scuole private, tenete conto che quelle parificate sono pochissime in Italia, però possono dare un'ottima preparazione. Ecco, questo percorso misto lo consiglierei per arrivare ad avere un'ottima preparazione e riuscire sicuramente. A conclusione di questo video vorrei riassumervi brevemente le possibilità che abbiamo di lavorare in campo musicale. Possiamo diventare quindi cantanti solisti, cantanti coristi, coristi di coro, strumentisti, compositori, arrangiatori, fonici, tecnici del suono, produttori di musica digitale, direttori d'orchestra. Possiamo diventare
manager di aziende che si occupano della commercializzazione appunto dei prodotti musicali, oppure possiamo diventare anche insegnanti. E questo sarà chiaramente argomento di un'altra delle puntate. Il commento finale comunque che mi sento di fare è questo. Anche se aveste proprio come obiettivo fisso nella vostra mente di diventare un cantante di successo oppure il miglior chitarrista sulla piazza, vi consiglio comunque di iniziare molto modestamente a studiare il più possibile, a sviluppare questa vostra passione e perché no magari a seguirla come fareste con l'hobby che vi piace di più. Perché trattando questa passione come un hobby, molto probabilmente sarete meno vittima di tensioni e di apprensione e quasi sicuramente riuscirete ad avere grossi risultati e rischierete magari di farne un lavoro. A questo punto vorrei dare un consiglio a tutti voi, soprattutto a tutti quelli che si stanno avvicinando alla musica. Ricordate che dovrete trattarla con amore, con pazienza e con impegno, perché stiamo parlando di arte e l'arte, lo sappiamo, è qualcosa di delicato, a volte impalpabile. Bene, ringrazio quanti mi hanno ascoltato, hanno avuto la pazienza di vedere questo video e vi do appuntamento alla prossima settimana. L'argomento del prossimo video sarà i talent e il talento, i talent e il successo. Arrivederci.